Grande serata di beneficenza ieri sera a Faenza al Museo Internazionale delle Ceramiche, dove la sezione Manfreda della Round Table 38 ha organizzato, in collaborazione con la delegazione molese della Fondazione Ricerca Fibrosicistica, una cena per raccogliere fondi per combattere quella che oggi è la malattia genetica grave più comune fra la popolazione. Ospite speciale della serata l'imprenditore Matteo Marzotto, già presidente dell'Ente Nazionale Italiano Turismo, figlio di Marta Marzotto, ma soprattutto presidente nazionale della fondazione dopo aver vissuto in famiglia un lutto a causa proprio della fibrosi cistica. Sono stati molti i club, le associazioni, gli sponsor, non solo della provincia di Ravenna, che, venuti a conoscenza della serata e degli obiettivi, hanno aderito all'evento e alla raccolta fondi. La Roundtable è da sempre stata vicina alla fondazione sulla ricerca, per la ricerca sulla fibrosi cistica, tant'è che è da vari anni che sosteniamo le loro raccolte fondi, per esempio con i banchetti in piazza, con la vendita di ciclamini nel mese di ottobre, oppure anche per Natale, per Pasqua, con la vendita dell'uovo di Pasqua appunto e delle panettoni e pandori per Natale. Ci è sembrato un bel modo per far sentire ancora di più la nostra vicinanza, la nostra presenza a supporto appunto della fondazione questo. La Fondazione per la ricerca sulla fibrosicistica è l'organizzazione più importante in Italia per quanto riguarda appunto la ricerca o contro la malattia genetica grave più diffusa in Italia e con popolazioni in paesi con popolazioni simili a quella italiana. È una malattia molto difficile. Abbiamo iniziato nel 1997. Abbiamo raccolto ormai oltre 40 milioni di euro e ci sono serate di tutti i tipi, quasi tutti i giorni di tutto l'anno, non così tante, così bella come quella di questa sera in uno scenario così straordinario come questo museo unico al mondo. Il vostro evento nasceva come un evento faentino, poi si è allargato, sempre di più hanno aderito altri club, hanno aderito soprattutto dal di fuori di Faenza. Sì, doveva nascere in realtà come una serata roundtable, diciamo così, con altre magari realtà sempre legate alla roundtable, tant'è che hanno aderito subito tavola di Imola e di Bologna. In realtà dopo, chiedendo ad altri club service della città come Lions, come Rotaract, come Lioness, e alla fondazione stessa, che a Imola ha una delegazione molto, molto forte, molto combattiva, hanno subito aderito molto volentieri alla nostra proposta, e tant'è che questa sera la sala è praticamente piena e superiamo le 200 presenze, quindi sicuramente è stato un bel risultato questo. Ci sarà una raccolta fondi, indispensabile anche il supporto di sponsor che hanno appoggiato la vostra campagna. Assolutamente sì, la serata nasce appunto con l'obiettivo di sensibilizzare da una parte più persone possibile verso questa malattia genetica e dall'altra anche cercare appunto tramite anche piccole donazioni di supportare l'attività di ricerca scientifica, perché poi la fondazione nasce con quello scopo, cioè quello di ricerca di una soluzione, di una medicina per appunto sconfiggere questa malattia. Devo dire che la raccolta fondi, già prima di cominciare questa serata, è andata molto bene. Abbiamo numerosi sponsor, anche istituzionali come banche o imprese, anche importanti nel tessuto economico faentino e non solo, che hanno supportato la nostra iniziativa. Quindi sono, insomma, ben contento di come sta andando la cosa. I fondi andranno a sostenere quale tipo di progetto? L'adozione di questo progetto, cioè i fondi di questo progetto che la delegazione di Imola sta raccogliendo in varie attività, finanzieranno questo progetto numero 18 del 2018, che è un progetto molto, molto importante, diciamo, su una parte, sul tentativo, diciamo, di saperne di più e di attaccare e sconfiggere due batteri molto dannosi per i polmoni. Lei, per sensibilizzare la ricerca sulla fibrosicistica, ha anche girato l'Italia in bicicletta, ma a che punto siamo con la ricerca in questi 20 anni? Dunque, la ricerca in questi 20 anni ha fatto enormi passi avanti, anche grazie all'attività della Fondazione. Tutto il mondo ha accelerato sia in ricerca di base e clinica, sia in ricerca genetica. Si può affermare, diciamo, purtroppo utilizzando dei parametri statistici, che l'aspettativa di vita media si è molto allungata e più che raddoppiata in 20 anni. Quindi
da meno di 20 anni a oltre 40 anni di aspettativa media. Non è però, a mio parere, così né bello né corretto parlare sempre e soltanto di attesa media, perché poi è vita, sono giorni, mesi ed anni di vita di persone che noi amiamo molto, e quindi però è un parametro utile per parlarne a questo livello, ecco. Quindi senz'altro si sta facendo molto, ci sono però all'interno dei meri numeri, ci sono dei distinguo, ecco, ci sono ancora molti ragazzi che non arrivano alla maggiore età, quindi va ovviamente i numeri vanno ragionati, però è sicuramente una malattia che si conosce di più e che sappiamo combattere meglio adesso di anche solo qualche anno fa. Davvero una bellissima serata, 7 club service che si uniscono appunto per fare beneficenza, un ospite veramente importante in una location bellissima. Questa è la Faenza che apprezziamo, avanti così, grazie a tutti. Presidente, era una serata iniziata in piccolo e diventata sempre più grande, una bella risposta per la vostra organizzazione di Round Table. Sì, una bellissima risposta, posso dire, è diventata grande, ma direi quasi grandissima, e questo mi fa molto piacere, perché quando c'è uno scopo nobile, una buona causa, evidentemente le persone riescono ancora ad aggregarsi e ad unire le forze. Questo ai giorni nostri è un bel valore aggiunto, quindi sono fiero dei miei ragazzi e di tutte le altre associazioni che questa sera ci stanno affiancando e supportando.